Nel Talmud è scritto: le grandi prove sono fatte solo per i grandi uomini. Tu sai che Dio ama tutti gli uomini come un padre ama i suoi figli. Orit mi ha raccontato la tua storia, Joseph. Sono molto triste per te. Rabbino, ma io sono ancora ebreo. Quello che è successo non cambia niente, vero? Puoi esserlo ancora, solo se lo vorrai veramente. Ma che cosa significa se lo vorrai veramente? Sono circonciso, ho fatto il bar mitzvah, ho studiato la yeshiva, ho celebrato le feste comandate. Ho sempre vissuto così. Dovrai procedere a una conversione che si svolge in tre tappe. La circoncisione, e quella l'hai già fatta. L'accettazione della Torah non dovrebbe essere difficile nel tuo caso. E infine l'immersione in un bagno rituale davanti a tre rabbini. Ma non capisco. Mi ha sempre detto che io ero uno dei migliori fra i suoi allievi. Vedi, l'ebraismo non è una convinzione, Joseph, ma uno stato. Uno stato spirituale connesso alla tua stessa natura. Se la tua vera madre non è ebrea, non lo sei nemmeno tu, almeno non ancora.